Nina Di Benedetto. Già fatto? No, vai. Federica Marascia. Nonostante, vieni, qualche piccolo momento già fatto, mi sembrava tipo Picchindolor poco fa, ma va bene così. Ho sentito un urlo, mi hanno detto sono passate e quindi vabbè, automaticamente... Dai. Però siccome, come dire, è alla sua prima esperienza in questo tour, vestita da gestore, in questa nuova veste ritengo che meriti anche un apprezzamento e gli facciamo fare anche una bella passerella. Cristina Di Liberti. Qual è l'attività dell'ANF a Mazara? L'ANF si occupa di formazione professionale, quindi svolgiamo dei corsi destinati a disoccupati e occupati. Una serata tra moda e spettacolo per tutta la famiglia. È un'aggregazione. Voluta fortemente dal movimento, che è uno dei programmi previsti, quello di creare fra i giovani e la gente forme di aggregazione e un modo per stare tutti insieme. Da imprenditore assieme a Mossa il suo territorio. Beh, da imprenditore ho voluto dare un contributo costituendo questo nuovo movimento assieme a mia sorella. Io sono il presidente di Onda Nuova, abbiamo voluto lanciare un messaggio nei confronti della nostra terra, soprattutto nei confronti dei nostri concittadini, per far capire loro che è arrivato il momento di cambiare. Onda Nuova per noi, e spero anche per gli altri, ci auguriamo possa rappresentare un momento di cambiamento del tradizionale modo di fare politica. Cosa ne pensa di questa serata in particolare? Questa è stata una serata fortemente voluta dal consigliere comunale Francesco Foggia, che è uno dei nostri consiglieri comunali di Mazara del Vallo, che hanno aderito per primo al nostro movimento. Noi abbiamo accolto con grande felicità questa sua proposta di organizzare questo evento. Devo dire che è riuscito molto bene, noi siamo molto contenti e soddisfatti, anche perché quantomeno siamo riusciti a regalare un sorriso ai nostri concittadini della contrada costiera. Cos'è questa Onda Nuova?
Onda Nuova vuole rappresentare un meccanismo di cambiamento della politica. L'abbiamo chiamato Onda Nuova anche perché l'abbreviazione ON sta per accensione, quindi abbiamo cercato di innescare questo meccanismo di cambiamento che spero venga recepito nel territorio della provincia di Trapani, perché il nostro è un movimento territoriale che nasce, diciamo, a Campobello di Mazara, ma è stato già esteso a tutta la provincia. Mi auguro, anzi già siamo certi, che abbiamo avuto molte adesioni da parte della società civile, adesioni da parte di associazioni e di diversi consiglieri comunali nella provincia. Ci auguriamo che le adesioni possano crescere nel futuro prossimo e che finalmente la gente si può rendere conto che è arrivato il momento di dire basta ai vecchi, al tradizionale modo di fare politica, e di cogliere questo nostro segnale come un segnale positivo per la ripresa del nostro territorio. Lei è, come sempre, Lady Santa Show! Paris, c'est une femme, Paname. Appelez donc Paris, Paname, Paname. Paname, c'est la fleur du Paris que vous pouvez trouver au bord de Seine. Paname, Paname, c'est un joli miroir qui sait prendre parfois l'air d'une reine. Paname. Avec des airs de grande dame, Paname. Tu es le chic, tu es la femme, Paname. Paname, pour un simple refrain, tu anoblis quelqu'un et tu l'acclames. C'est ça qui fait Paris, Paname, 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 Paris, Paname. Du Sacré-Cœur à Notre-Dame, Paname. Écoutez la voix de Paname, Paname. Paname, c'est un grand escalier, une femme empanachée pour Orly-Flamme. Paname. Paname, c'est un peu de mon cœur qui sous les projecteurs pour vous enflamme. Paname. Pour faire l'amour, quel beau programme. Paname. Tu brûles en nous comme une flamme. Paname. Paname, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la flamme. Alors chantez Paris, Paname, 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 Paris, Paname, Paris, Paname. Je n'oublierai jamais Paname, ni vous, messieurs, ni vous. Mesdames, Paname, j'ai su garder pour toi comme un bouquet de joie mes chansonnettes. Paname, avec mes deux amours, il a suffi d'un jour pour ta conquête. Alors, merci, Paris, Paname. Merci pour tout du fond de l'âme. Paname.
Jura sera toujours la ville de l'amour et de la femme. C'est tout mon cœur, Paris, Paname, 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 Paris, Paname, Paris, Paname. Non ho più aggettivi. Vi dico solo, Lady Santa, so che volevi dire mentre parlava, avevi una curiosità, mi chiedevi? Intanto gli faccio prendere un po' di fiato, ma io essendo donna a tutti gli effetti, in che non senso? Riesco a fare... Ti chiedo che è a metà? Un pochino, però vabbè, non andiamo... No, giusto? No, aspetta, non toglierla. Dice a metà, certo, io quando vai all'anagrafe c'è scritto a crocetta M o F, metto M, misto. Giustamente, volevo chiederti come fai a camminare con i tacchi così alti, io non riesco. Allora, devo dirti la verità, stasera sto ballando malissimo. Addirittura. Perché c'è la moquette, perché c'è la moquette a terra e si intruppico, significa che finisce capa doriana. E poi pare, e poi pare Santa Cotuffata. E allora, vieni. Ma voi immaginate a Doriana con questa spalliera dietro? Doriana? C'era tuo marito, che tu non hai visto, che aveva tutta la serata che a metà le ho colo. Ora stasera più che mai sto menuto. Hai visto? Bello sodo. Non sei gelosa? Figurati io, figlia mia. Comunque, vi dicevo, vestito straordinario. Grazie. Merita solo un applauso perché i vestiti li fa lui, quindi... Grazie. Però prima che parli ti volevo presentare il mio prossimo personaggio, che è una performance un pochino forte. Cioè quella che vedremo dopo? Sì. Prima dell'ultimo momento? No, prima, adesso ce ne sarà un'altra. È una performance... Allora, voi dovete sapere che la Santa, oltre a sapere fare ridere, ecco qual è il bello di sapere fare la drag queen, non è solo il fare ridere e sorridere la gente, ma anche quella di farla commuovere. Quindi fra poco... Sta questa notte, capite? C'è la macchinetta da rinciolare, ti taglia a zero pure a tia. A così facciamo un uso vecchio. Per riferimento? Certo, hai senza capelli. Vedi che è arrivato l'ingegnere Licata. E che cazzo è? Scusi? Dov'è l'ingegnere Licata? Scusi. Che è il fratello di Doriana. Ah, suo fratello? Che è lo responsabile del movimento Onda Nuova. E scusi, come si chiama lei di nome? Me lo dice? Aldo. Aldo? Mi dispiace Aldo, le devo dire una brutta notizia. Ti posso dire del tu? Bene, ti metti il caravanzo e ti sentiamo. Ammoni! Ormai, io volevo fare, è arrivato l'ingegnere Licata, tutto il fino... Con me, siamo ingegnere! A Monica, io devo fare uno spaitamento di terreno, non carrier. Allora, ingegnere. Allora, è ingegnere elettrico. È elettrico? Spaitamento... Ah, sì? Mucanci sto fusibile, allora. Ti giuro che non sì? ho preparato. Va bene. Allora, Aldo, allora. Sai che cosa mi hanno detto? Ragazzi, sentite tutto, mi raccomando, che questa è una cosa importantissima. Mi hanno detto che la lunghezza del pene di un uomo è rapportata alla lunghezza del nome stesso che l'uomo porta. Nel senso che se ti chiami Aldo, 5 lettere manco arriva niente. Io ho un bel nome. Scusi, si può alzare per favore? Marcello. Zitto te! Vieni qua. Tu come ti chiami invece? Franco. Solo Franco non può essere. All'anagrafe come riesci? Portoghese. No, grazie, o cabasese. Franco, ho in un altro nome? Franco. Ah, solo Franco? Vabbè, va sì, attate. Arancina Chipiere, su, se ti vieni. Vieni un minuto! Ma io non lo so. Guarda, è il... Marito di Doriana, vieni un minuto qua. E lì ti metti male. Ora vediamo. E lì ti metti male. Ora vediamo. Ma è un chilometro, dai tizza. Favoloso! Ma per leccare ci vuole un mese a te. Allora, visto che lui
Abbiamo scoperto che ha qualche cosa di piccolo. Vieni, tu come ti chiami, Gioia? Vieni qua! Tommaso. Ecco, Giovanni ha chiesto tutto minchia! Va bene, i due cognati si possono rassettare. Allora, volevo... Io volevo fare... Ma lui non c'entra niente! Io volevo fare un momento serio. È arrivato l'ingegnere Aldo Licata, che vi dicevo all'inizio, è uno dei fautori di questo movimento, è il presidente, anche se lavora fuori dalla Sicilia, è rimasto radicato alla nostra provincia. Me lo fai tanto? Territorio. Ma sì, i tuoi parole si enunciano. Mi ha detto te lo faccio tanto? E chi ci vuole, San Giuseppe? Non riesco. Doriana, non ti trattenere, smuoverle la cara le tette. Che bello che quando non ride si ciannacano, è tipo chi della pubblicità. Sono finte. No, no. Lo so che sono vere. Aspetta, come lo sai? Perché si virino già. Allora. Scusa, perché tu l'hai finta? C'hai qualche protesi? Pampers. Pampers? Quello con le ali. Ah, sì? È per non far uscire dai lati? Bravo. Quindi soffre di incontinenza? Esatto. Come a me nonno? Esatto. Stava incontinente? Esatto. E poi sarete in Sicilia? Bologna e poi per... Ho capito. Okay. Allora ragazzi, prima che mi vada a cambiare, perché già sono proprio assammarato, stavolta un pacchio si può scherzare proprio. A questo punto, proprio, come si suol dire, e... Scusami, dove sei? Vieni qua. Vuoi fare la prova a Sammaratello? Ecco. È bagnato? Che ci piace un riscosso, eh? Da lei che te l'ha chiesta, Vito! Ma io non lo so come devo fare con te. A me è andata peggio di te, quindi non lamentarti, Aldo. Doriana, cioè, è dall'inizio che subisco. Io taglio caine uossa. Quindi, adesso mi fai presentare che poi me lo presenti tu? Sì. Allora, stavo presentando questa performance che verrà fra poco, che è uno dei miei cavalli di battaglia. Praticamente è una performance dove io racconto la mia vita. Quindi vi chiedo cortesemente di fare attenzione proprio a ogni singola parola di questa canzone, anche perché questa canzone l'ha tradotta in italiano la nostra splendida Patti Pravo. Quindi fra poco vedrete che cosa farò per tutti voi e ve la dedico a tutti voi, va bene? Grazie a... Ci vediamo fra pochissimo. Lui, al di là di essere Lady Santa Show nel suo coso, è Marcello Aiello ed è un uomo di grande spirito. Grazie. Grazie, a fra poco. E allora, dicevo, saluto, nonostante sia in ritardo, ma altri impegni, ci teneva ad essere presente l'ingegnere Aldo Licata, stavolta faccio il presentatore serio, presidente del Movimento Onda Nuova, che ha voluto fortemente insieme a Ciccio Foggia e Doriana Licata questa serata qui a Borgata Costiera, al di là del patrocinio del comune di Mazzara del Vallo, e ritengo che la gente di questa borgata gli deve essere grato per questo per questa grande bella serata. Grazie ingegnere Licata. E allora andiamo con l'elegante, poi arriva Alessandro Gandolfo, poi a modo mio l'ultimo uscita in costume e il gran finale dopo questo momento emozionante di a modo mio, c'è la gran chiusura di Marcello Aiello di Santa So, che sarà semplicemente straordinaria. Momento elegante. Marica Geremia, numero 2 Francesco Sillitto. Elijah, raise your hands and pray. Elijah, Lord, I hear them say. Elijah, save us from the pain. Forgive me, I'm a sinner. Sinner. Raise your hands and pray. Elijah, Lord, I hear them say. Elijah, save us from the plague. Forgive me, I'm a sinner. Numero 3, Naomi Grimaldi. Numero 4, Gaspare Pezzino. All the lies and the truth.
svedese. Elisa Di Ganci, numero 12, Nicolas Marchese. Zaira Cipolla, numero 14, Valerio Tamburello. Viola, numero 16, Mario Lombardo. Farina, numero 18, Paolo Sossio. I believe in love.
numero 19, Francesca Pavia, numero 20, Joseph Tridri. Davide Gallina. I'm a happy dreamer. I believe in love. I believe in Numero 27, Alessandra Farina, numero 28, Santo Cipolla. Marina Di Benedetto, numero 30, Silvio Lagna. Yeah.
31, Giusio Diluvio, numero 32, Giorgio Sant'Angelo. Federica Marascia. Queste erano le ragazze dell'Elegante. Il momento e il nostro viaggio finisce qui. Ho la valigia, stiamo per andare via. Non ci interessa neanche che ha vinto, perché dobbiamo finire qui. Sono mezzanotte e mezzo e ci hanno obbligato a finire qui. Ci dispiace per voi tutti. La valigia ha un senso, no? Perché c'è questa valigia sul palco? E sulla passerella? Perché c'è quello che fa l'attore. La valigia è un sinonimo particolare, perché qui dentro c'è l'arte della sua imitazione, c'è l'arte di essere un ragazzo che vuole portare avanti sempre il territorio della provincia di Trapani, e questo è sinonimo anche, e lo abbiamo fatto, è voluto in questo show di questa sera, proprio perché Onda Nuova vuole proporre e portare avanti il territorio e la provincia di Trapani in modo particolare, perché nasce in provincia di Trapani, e ritorna con grande piacere per farvi passare un altro momento esilarante e bellissimo di imitazione, ma anche di cabaret, Alessandro Gandolfo. Oh, DJ si è drogato, proprio così. Allora, te lo dico piano piano, la traccia è l'ultima che devi mettere, mi piace, perché te l'ho spiegato 30 volte, anche perché loro si sono addormentati. Se tu metti l'ultima traccia, è un'altra... hai visto? Come dobbiamo fare a questo DJ proprio, eh? Le mani, le mani! Grazie DJ, grazie. Vabbè, riprendiamo di nuovo piano piano con qualcosa di Jovanotti. Vediamo, lo conoscete Jovanotti? Vi piace? Quello bello, ce l'hai? Ce l'hai Jovanotti? Sì, io già vedo. Sulle mani, vai. Musica, musica. Oh yeah, Radio Guacano. Oh yeah. Ti incontro per strada, non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirei più un batterista di un band di metallo pesante, ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri, le persone, piuttosto che telefonarti, dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io ti ho visto sempre maggio, a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi ci dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Sulle mani insieme vai! Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah! Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Sulle mani ragazzi, vai, muoviti, muoviti.
giovane, dedicata alle mamme. Se io potessi starei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è paradiso, è all'inferno delle verità, io mento col sorriso. Oh yeah! Muoviti, muoviti! Tutti! Sono un ragazzo fortunato, mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora. Ciao ragazzi, grazie! Grazie, grazie! Ci vuole il fiatone, piano piano, la mamma, ho detto questa canzone dedicata alla mamma perché Jovanotti è un cantante che piace pure alle mamme, ha fatto ciao mamma, guarda come mi diverto, io però, no però, cioè la mamma è veramente la figura più importante della nostra vita, no? È vero? Sì o no? Che la mamma è importante, fuori a batteria o microfono è importante. Poi, come si dice, di mamma ce n'è una sola, no? Di papà bisognerebbe chiedere alla mamma, ma... non sono cose che ci riguardano. Poi io domando sempre perché quando ero piccolino guardavo questi cartoni animati e questa mamma mancava sempre nei cartoni animati. Io non capisco perché noi non conosciamo la mamma di Paperino, per esempio. Conosciamo lo zio di Paperino, zio Paperone, i nipoti di Paperino, qui, qua, ma non conosciamo la mamma. Non conosciamo la mamma di Pippo, non conosciamo la mamma di Topolino. A Topolino gli mancava così tanto il latte materno che si andò a fidanzare con una che si chiama Minne proprio. È così, non conosciamo la mamma di Remio, perlomeno noi sì, ma Remi Noa cerca sempre disperato e ci muore pure a scimmietta. Non conosciamo la mamma di Heidi, vabbè Heidi pure era un concentratore di disgrazie perché era orfana di padre e di madre, proprio era così, poverina, stava in montagna con un vecchietto, e l'insegnante tedesca cattiva Rottermeier, la nonna di Peter non vedente. L'unica amica che aveva paralitica, è la canzone che dice qui c'è un mondo fantastico, minchione proprio, bellissima, ti sorridono i monti, le capretti fanno ciao, vabbè, si sa, si faceva le canne, questa è una cosa così, ma non conosciamo la mamma di chi, né? La mamma dell'uomo tigre, anche l'uomo tigre stava in un orfanotrofio. L'uomo tigre era normale, ma appena si metteva maschera diventava tipo tre volte tanto, questa cosa. Non conosciamo la mamma di Zorro. Zorro che stava in un paese di 8 abitanti, 5 case, 8 abitanti, ma appena si mette a maschera non conosceva più nulla, bastava fare la conta. Non conosciamo la mamma di Hulk, l'incredibile Hulk, incredibile ma rincoglionito, perché se sai che ogni volta che ti incazzi diventi il doppio, evita di mettere queste magliettine strette, aderenti, che trazze tutte cose. Non conosciamo la mamma di Braccio di Ferro. E qui voglio dire una cosa e poi chiudiamo con Braccio di Ferro, proprio alle mamme, una frase atroce che dicono sempre, dicevano almeno ai bambini, mangia gli spinaci che diventi come? Oh, ma una fidanzata come Oliva, quella che vuole. Ora, tu manda la sigletta, così, perché arriva Braccio di Ferro, vai. Ciao a tutti ragazzi, sono Braccio di Ferro, il marinaio per tutte le balene. Non mangiate gli spinaci se non avrete una fidanzata brutta come Olivia. Olivia è così brutta che è rimasta vergine. Da lì l'olio extravergine di Olivia. Ciao a tutti da Braccio di Ferro. Va bene, parliamo un po' della nostra Sicilia, delle cose belle, delle cose brutte che ci stanno in Sicilia. Quante cose belle ci stanno in Sicilia, ma tante cose brutte. Per far arrivare, vabbè, gliela facciamo quella telefonata particolare, grande richiesta, perché Lombardo si è dimesso, qualcuno dice era meglio quando c'era Cuffaro. Io ho fatto per anni l'imitazione di Cuffaro e siamo diventati amici, ho avuto la fortuna di avere il suo numero. Ora stasera forse proveremo a chiamarlo in una serata particolare. Vediamo cosa ci dirà Cuffaro. Tu ce l'hai? Ecco, facciamo il numero dell'ex presidente della regione. Ah, e baci pure uno telefonino, c'avevi proprio incorporato, Savasa. Speriamo che possa rispondere. Risponde la segreteria telefonica del senatore della Repubblica Italiana Salvatore Cuffaro, detto anche Totò Vasavasa. Lo sappiamo. Ripeto, senatore della Repubblica Italiana. Ancora.
Momentaneamente sono impregnato. Come impregnato? Se volete una raccomandazione, digitate 1. Però. Se volete un posto alla regione, anche se non sono più il presidente, digitate 2. Quasi quasi. Se volete ricevere direttamente a casa vostra alcune infrastrutture, come il ponte sullo stretto in miniatura, tipo Lego, va alla modica cifra di 40 euro più le spese di spedizione, digitate 3. Non è caro. Se volete l'acqua, accontentatevi delle piogge che ho portato quando ero presidente. Ancora. E ricordatevi comunque che la Sicilia è una regione a statuto speciale, cioè? In cui la formula dell'acqua non è H2O, ma H2 non ho. Chi c'è? Se sei per caso l'imitatore Alessandro Gandolfo, sai in quale paese andare. No. E se non lo sai ti ci mando io. Ma come? Vabbè, facciamo un applauso al nostro ex presidente della regione che si trova in una fase di riflessione. Però io sono siciliano, sono di Marsala, marsalese, così tindere, Marsala, vita mia, io, che billo, cetto, vastace, e marsalese. Poi un'altra volta facciamo un giro di diretti oltre la Sicilia. Però appena esco fuori dalla Sicilia, la prima cosa che mi dicono, voi siciliani siete tutti mafiosi. Non se ne può più, cioè in Calabria, dovunque. E io ho detto, per sdrammatizzare questa cosa, ho detto voglio fare l'imitazione del capo dei capi, questo personaggio particolare. Ho fatto pure una suoneria che ancora gira un po' in tutta Italia e quindi verrà qui appunto il grande capo dei capi. Però abbiamo la fortuna di avere un presentatore giornalista che lo vorrà presentare lui. Io lo vado a chiamare. Qui dietro tu fai una presentazione seriosa e poi dopo ci sarà, credo, una musichetta per accogliere questo personaggio. Attenzione. Ormai stasera a tutte botte, come si suol dire. Dalla Lady Santa Show al Capo dei Capi. È sicuramente un simbolo da non imitare. È sicuramente un riferimento da non poter avere. Ma se si scherza su, si può anche fare un'eccezione e la serata lo permette. Di potervi presentare ufficialmente qui a Borgata Costiera il capo dei capi. Dovrebbe partire la sigla. Innanzitutto buonasera a tutti. Un saluto e segno di rispetto ed educazione. E c'è tenito il rispetto. Manda un applauso più forte, va. Ma che minchia ci applaudite, eh? E tu leva sta musichetta reddo. Stanotte posso levare vizio pure a te. Una cosa giusta non l'hai fatta, stasera. Buonasera. E se vestivo già di nero in anteprima? Faccia veloce. E allora, le dicevo, la valletta che mi accompagna vestita gestore. Io faccia vestito, veloce che ce ne dobbiamo andare a casa. Amone. Io ho vestito Caritas, questo mi hanno dato e questo mi sono messo. Faccia veloce. Faccia veloce, faccio la persona, il presentatore serio. Me la leva. Serio lo sta dicendo lei. Giusto, giusto. Me le può togliere delle curiosità? Prego. Posso chiederle alcune cose? Le persone che già mi chiedono cose mi fanno andare prima del tempo. Comunque, se fa veloce. Leggiamo suo schifiore copione, forse. Adesso, no, non era un copione. Ho preparato delle domande che volevo farle. Se mi dice copione, che siamo al cinema, al teatro, mi scusi. Faccio la prima domanda. Grazie. Cosa ne pensa della Sicilia? La Sicilia è un'isola fatta di pochi angoli e latitanti. Certo, ognuno ci sta spiegando a sua moglie. Late tante, tutto a posto, possiamo andare avanti, faccia veloce. Che musica ascolta il capo dei capi? Diciamo che ascolta un po' di tutto. A me piacciono i Flamino Mafia, poi mi piace una canzone di Battisti. Quale? Il tempo di morire. Pure a voi piace. Poi mi piace una canzone di Gianna Nanni, foto romantici, come mai? Perché a un certo punto dice quest'amore è una camera a gas. Quest'amore è una bomba all'hotel. Chissà Gianna Nannini, è una coraggiosa, perché dice ti telefono no, non vuole telefonare, perché ha capito che una telefonata allunga la vita, e neanche vita non allungare a nulla. Personalmente telefonini poi mi fanno tutte antipatie, oggi sono tutte videochiamate,
L'altro giorno dovevo fare una chiamata, ci sono amico, mi presta il suo telefonino. Sciocchio, che videochiamata, che vuol dire? Che dall'altra parte te vede. Io dovevo fare una chiamata anonima. Ma per mettere un passamontagna. Ma poi che è giusto che tutti chi sanno un iPhone costa un casino repiccio. 700 euro di iPhone e ti chiamano con l'addebito. Facciamoci un applauso a chi se le due cose. E poi ci sono telefoni che costano pure meno. Con 200 euro ci sono telefonini importanti che fanno telefonate, fotografie, video, un sacco di cose. Mio compare c'ha una macchina fotografica che spendeva 5.000 euro. Non può fare manco una telefonata. Ma che è giusto, eh? Amo, ne ma va. C'è una leggenda metropolitana che dice che di solito il capo dei capi o quelli che comandano sono degli uomini caldi, degli uomini forti a letto. Posso chiederle il capo dei capi che intimo usa? Questa è una domanda un po' riservata, ma ci voglio dare una risposta. Io come intimo porto le mutande di Pizzo, la canottiera di Pizzo, perché Pizzo non deve mancare mai, anche nei momenti più intimi. Infatti in vacanza vado a Pizzo Calabro. Ora me ne vado a bicchiere a cucinare. Stasera manco un bicchiere d'acqua, se non è per il presentatore manco un poco d'acqua. Vado a cucinare, ma so che cosa cucino. I broccoli. E come gli piace cucinare i broccoli? Affucate, pace all'anima vostra. Scherziamo, grazie Vito, abbiamo improvvisato questa cosa e non se ne può più, perché mi diceva un amico mio, tra l'altro, di Palermo, e lui dice, Alessandro Credi, mi dice, tutti che dicono noi siciliani siamo mafiosi, cioè, l'altra sera mi trovavo in una cena di lavoro a Treviso, mentre si parlava uno di Treviso e fa, cioè, Dio caro, i siciliani sono tutti mafiosi. Ci ho detto, vedi che in Sicilia c'è gente per bene. No, ho detto che i siciliani sono tutti mafiosi. Ci ho detto, vedi che in Sicilia c'è gente alla mattina che si alza per andare a lavorare onestamente. Io caro, ho detto che i siciliani sono tutti mafiosi. Ci ho detto, vedi che in Sicilia c'è gente che ha perso la vita per combattere la mafia. Io caro, ho detto che i siciliani sono tutti mafiosi. Minchia, Alessandro Credi, me l'ho dovuto far ammazzare per forza, vuoi dire. Vabbè, viva la Sicilia, vai, vai. E che c'era? Celentano e ce ne andiamo perché ancora la serata è giovane, poi arrivano e io buttare sabbia, io dico il nome, loro dicono il cognome e partirà questa bella sigletta, anche perché lo vado a chiamare appunto per voi il grande Adriano. Vai. Allora, non l'avete fatta bene e Adriano Celentano, che è sofisticato, si è anche arrabbiato. A grande richiesta a chiudere questo secondo momento di Alessandro Gandolfo, tutti insieme, arriva Adriano! Siamo in certa la sigla. È forte questo pubblico, mi piace. Anche il DJ mi piace. Se dico questa è la storia. Bravi, la messa è finita, andate in pace, amen. Voi dovete cantare tutti. Chi non canta con me non fa l'amore fino al 2020, neanche da solo. Ciccio Foggia già è pronto. Ieri notte un signore ha cantato fino alle 5 del mattino. Proviamo.